Grazie mille Paolo per l'introduzione e spero di ripagare la fiducia di Dato, vediamo a fine serata. E innanzitutto sono molto contento di essere qui a Moncaglieri, primo perché è la città in cui sono nato, secondo perché qui alle Vallere da solo o con qualcuno che tra l'altro qui anche nel pubblico venivo da piccolo a giocare a calcio, con scarsa fortuna visto che adesso mi vedete in veste di virologo e non di calciatore. Io sono un professore associato di microbiologia medica presso l'Università di Torino e nel laboratorio di patogenesi virale mi occupo appunto di infezioni, per lo più di infezioni umane, facendo una ricerca di base che spero sia una ricerca poi traslazionale, cioè una ricerca che può essere eventualmente utilizzata per sviluppo di farmaci, per scopo diagnostico e così via. Il laboratorio, come vi dicevo, è un laboratorio che io si occupo per lo più di virus umani. E perché i virus sono importanti? Vabbè, questa è una diapositiva che riassume le cause di morte riferite al 2019 a livello mondiale. Sono riportate tutte le cause di morte dalla più frequente alla più rara, in alto naturalmente come è ultranoto le patologie cardiovascolari sono quelle per le quali, alla quale si ascrivono il maggior numero di morti. Però abbiamo poi una serie di cause, che sono una serie di patologie quindi indicate con delle frecce, nelle quali i virus possono avere un ruolo. Per esempio, abbiamo imparato tristemente che i virus sono associati alle infezioni del tratto respiratorio inferiore, per esempio questi sono dati di 2 giorni fa, a livello mondiale oggi si contano più di 6 milioni di morti dovuti al SARS-CoV-2, quindi alla malattia nota come Covid-19, però a prescindere da questo è noto che altri virus possono indurre delle patologie gravi a livello polmonare fino anche mortali. Delle patologie gastroenteriche possono essere ugualmente associate a delle infezioni virali. L'AIDS causato dal virus dell'immunodeficienza acquisita è diciamo paradigmatico da questo punto di vista perché negli anni 80 si è vista come questa infezione pandemica potesse effettivamente essere associata a degli eventi fatali in una larga fetta della popolazione mondiale. Oggi è un'infezione che in qualche modo viene controllata abbastanza bene dal punto di vista terapeutico e quindi questi eventi fatali si vedono, ma si vedono comunque in una frequenza ancora abbastanza elevata. E poi qui in basso vedete le epatiti che sono in parte, non totalmente, ma in parte causate da dei virus che inducono una infezione specifica del fegato, del tipo A, B, C e così via. Tra tutte poi abbiamo, tra tutte le patologie che sono riportate qui, ci sono i tumori e forse non tutti sanno che almeno una quota di questi 10 milioni di morti mondiali sono dovute a delle infezioni virali, ci sono dei virus che inducono i tumori. Diciamo che approssimativamente un 10-12% di queste morti sono ascrivibili a dei virus, alcuni tumori, per esempio il tumore della cervice uterina è associato praticamente al 99,9% a un virus, il papillomavirus, per il quale le campagne di prevenzione hanno portato a notevoli vantaggi, però esistono degli altri virus che possono indurre delle patologie trasformanti in parte. Quindi l'impatto che i virus hanno sulla salute pubblica direi è fondamentale ed è per questo il motivo per cui va implementata la ricerca, vanno implementati i finanziamenti per la ricerca, perché solo in questo modo si può arrivare poi eventualmente a sviluppare una terapia o a migliorare quelle che sono le condizioni di salute del popolo. Detto questo, il mio ruolo stasera dovrebbe essere quello di dire che cos'è un virus, cosa fa un virus, come è fatto e come può eventualmente infettare l'uomo o poi gli animali. Allora, i virus, e poi dopo vedremo come sono fatti, innanzitutto sono dei microrganismi che possono infettare qualsiasi essere vivente. Abbiamo dei virus che infettano l'uomo, sono quelli che ci interessano di più, insieme ai nostri amici animali, ma abbiamo dei virus che infettano anche le piante, i vegetali, e anche in questo caso l'impatto sull'uomo può essere importante, perché se pensiamo a dei virus che non inducono direttamente una patologia nell'uomo, ma che per esempio intaccano le colture, allora possiamo avere un impatto sull'uomo perché magari vengono devastate le colture importanti a scopo alimentare. Oppure a scopo commerciale, per esempio ci sono dei virus come questo che inducono una errata pigmentazione, colorazione delle foglie dei tulipani, e questo naturalmente per chi lavora in quell'ambito può avere un impatto importante. Anche i batteri possono essere infettati dai virus, quindi ci sono dei microrganismi, i batteri, che a loro volta possono essere infettati da altri virus,
che in questo caso prendono in particolar modo il nome di batteriofagi o fagi. Quindi qualsiasi cellula vivente, animale, vegetale, umana e anche i protozoi che qui non sono riportati, che sono comunque delle cellule, possono essere infettate dai virus. Gli animali a loro volta, ed è qui il tema poi di cui parlerà il collega veterinario più approfonditamente dopo, gli animali a loro volta possono trasmettere all'uomo dei virus che normalmente noi non alberghiamo, ma che per le cause più disparate possono invece indurre una patologia anche nell'uomo. Il caso di nuovo del SARS-CoV-2 è un esempio drammatico e tra tanti che tutti conosciamo, ma ci sono tanti altri virus che possono causare questo tipo di infezione. Non è un evento frequente, però è un evento che può portare anche a degli eventi fatali gravi. Quindi noi viviamo in una nuvola di virus, perché appunto i virus possono infettare tutto, possono infettare tutte le cellule viventi, ma non solo possono infettare le cellule viventi, i virus comunque si trovano nell'aria e per cui noi li respiriamo continuamente, oppure li mangiamo. Se noi mangiamo, come comunemente avviene, senza che ce ne accorgiamo, dei vegetali che sono infettati dai virus, noi mangiamo questi virus, solitamente questi non sono virus pericolosi per l'uomo, e noi quindi li espelliamo senza alcun danno. Però comunque veniamo a contatto con questi virus. Non solo, il nostro materiale genetico, il nostro DNA, alla fine è la somma del materiale genetico contenuto nelle nostre cellule, ma anche delle cellule batteriche, per esempio, presenti nella nostra bocca, nel nostro intestino, o anche semplicemente a livello della cute, in cui alcuni virus sono presenti pur non inducendo nessun tipo di patologia normalmente. Tutto questo materiale genetico, umano, batterico e virale, può essere associato, può essere, diciamo, considerato globalmente, e quello che viene chiamato il viroma, cioè la massa del DNA o dell'RNA, vedremo comunque il materiale genetico virale, è una componente che viene studiata perché ha direttamente o indirettamente un impatto sulla salute umana. Per esempio, prima vi dicevo che ci sono dei virus che infettano i batteri. Pensate a tutti quei batteri che sono presenti nel nostro intestino. Questi possono essere modificati in seguito ai processi infettivi e la modifica di questi batteri in qualche modo può intaccare quella che è la nostra salute, in questo caso intestinale. Ci sono degli studi che effettivamente fanno vedere, hanno evidenziato come alterazione della flora batterica intestinale in conseguenza di un'infezione da virus può avere poi un impatto indirettamente anche sul corpo. Per farvi degli esempi più, diciamo, lampanti per capire qual è può essere l'impatto di questi virus, vi parlavo prima di batteriofagi, cioè di virus che infettano i batteri. Hanno, non tutti, ma molti hanno questo aspetto, sembrano dei ragnetti con delle zampe e una porzione che contiene il materiale genetico. Qui vedete in alto una ricostruzione al microscopio elettronico di questi batteriofagi che infettano una cellula batterica. Ecco, è stata fatta anche in questo caso una stima e nelle acque del mondo si considera che possano essere presenti un numero di 10 seguito da 30 zeri di batteriofagi, un numero che ho imparato essere un quintilione, quindi una quantità immensa. Se consideriamo che ognuno di questi batteriofagi, di queste minuscole particelle non visibili a occhio nudo, ci vuole un microscopio elettronico per vedere, se ognuna di queste particelle virali, pesa 10 alla meno 15 grammi, quindi una frazione, diciamo, divisa 15 volte grammi, e se noi moltiplichiamo questo numero totale di batteriofagi, 10 alla terza, per il peso di ognuno, otteniamo per i soli virus batterici, quindi senza considerare i virus umani e i virus vegetali, una biomassa, cioè una quantità fisica, che è 1000 volte superiore alla biomassa di tutti gli elefanti presenti oggi sulla faccia della Terra, quindi un numero veramente impressionante. Se questo esempio non basta, se invece consideriamo questi 10 alla 30 batteriofagi messi uno sull'altro, incolonnati, la lunghezza di questa catena di batteriofagi è 100 milioni di anni luce, quindi una quantità veramente incredibile. Stiamo parlando solo di batteriofagi, cioè virus che infettano i batteri. Per fare un esempio più vicino a noi, parliamo di noi di HIV, più o meno ad oggi si stima che sulla faccia della Terra ci siano circa 10 alla 16 genomi, cioè particelle di materiale genetico del virus dell'immunodeficienza acquisita. Questi genomi
genomi rendono conto del fatto che nel 2018, quindi qualche anno fa, circa 38 milioni di persone vivessero con l'HIV, quindi fossero infettate dall'HIV, non vuol dire che avessero l'AIDS, vuol dire infettate con l'HIV, e di questi 2 milioni di bambini, con una prevalenza, quindi con un numero di individui infettati in quel periodo, di circa lo 0,8% tra gli adulti, quindi di nuovo un numero impressionante. Quindi la quantità di virus, in questo caso umano, un specifico virus umano, effettivamente non è. Detto questo, che cos'è un virus poi alla fine? Parliamo di virus, parliamo di virus che infettano diversi tipi di cellule, ma che cos'è un virus? Allora, la definizione che troverete su tutti i libri di testo è quella di un parassita endocellulare obbligato. Cosa significa? Significa che questa particella, per vivere, o meglio per replicarsi, per dare origine a dei virus figli, deve entrare necessariamente all'interno di un circuito cellulare, cioè deve entrare all'interno di una cellula. Se non infetta, se non penetra all'interno di una cellula, non può dare origine a dei virus figli. È un parassita, quindi endocellulare, sta dentro la cellula. A differenza dei batteri, che per lo più, non tutti in realtà, per lo più invece crescono senza necessità di entrare dentro una cellula umana o vegetale. I batteri possono essere fatti crescere in laboratorio dandogli dei nutrienti essenziali, proteine, vitamine, zuccheri, ma io li posso coltivare senza bisogno di avere un supporto cellulare. I virus invece, per poter essere coltivati anche in laboratorio, devono necessariamente infettare una cellula. Il virus animale infetterà una cellula animale o un animale da esperimento, una cellula vegetale, un virus vegetale dovrà infettare una cellula vegetale e così. Non solo, oltre ad essere un parassita endocellulare obbligato, questa particella virale contiene del materiale genetico particolare che può essere o ADNA, acido desossiribonucleico, lo stesso di cui è fatto il nostro materiale genetico. Ma ci sono i virus che invece contengono come materiale genetico, cioè come depositario dell'informazione propria, dell'RNA, cioè dell'acido ribonucleico. O uno o l'altro, mai tutti e due insieme o mai tutti e due insieme nella particella virale. Questa è già una differenza rispetto agli organismi superiori, dove l'informazione genetica, o anche rispetto ai batteri, dove l'informazione genetica è contenuta esclusivamente nel DNA, nell'impronta del DNA, mentre l'RNA solitamente serve ad altro, serve a far sì che questo materiale genetico possa in qualche modo manifestarsi attraverso diversi processi. Ma l'informazione genetica, quello che noi siamo, e quello che sono in questo caso i virus, può essere contenuto in questo caso sia nel DNA o nell'RNA. Questo materiale genetico, qui vedete diverse rappresentazioni schematiche di diversi tipi di virus, ma questo materiale genetico è poi racchiuso da un involucro di proteine che ha il compito di mantenere il DNA o l'RNA protetto dagli insulti esterni, e alcuni virus, non tutti, possono avere un ulteriore rivestimento che è costituito da grassi e da proteine in questo caso, che derivano dalla cellula che è stata infettata inizialmente. Tutte queste caratteristiche, presenza del DNA o dell'RNA, il fatto che abbiano solo un rivestimento oppure due, fa sì che i virus in qualche modo possano essere poi classificati nelle miriadi di famiglie che abbiamo oggi, che sappiamo esistere in natura, con una classificazione effettivamente complicata che tiene conto della struttura, del tipo di cellule che questi virus vanno a infettare, perché a prescindere dal fatto che un virus infetti un animale, una vegetale o un batterio, poi ognuno ha delle specifiche proprie. Ci sono dei virus che infettano solo le cellule nervose, ci sono dei virus che infettano solo le cellule epiteliali, e così. Questa è una diapositiva che serve fondamentalmente a far capire, anche dal punto di vista strutturale, la differenza che esiste fra delle cellule batteriche da una parte, più semplici, o almeno considerate più semplici, cellule procariote, e le cellule animali e vegetali dall'altra, rispetto a un virus. Le cellule, a prescindere che siano quelle semplici dei batteri o che siano quelle più complicate degli animali o dei vegetali, hanno, oltre a un nucleo che contiene il DNA, tutta una serie di corpuscoli, di organelli intracellulari che sono deputati alle funzioni le più disparate, in particolar modo all'attività metabolica. La cellula deve respirare per potersi replicare. Il virus no, il virus ha solo DNA o RNA e questi involucri che lo coprono, non ha nient'altro. E quindi, se deve replicarsi, se deve infettare e produrre una progenie, cioè dei virus figli, come deve fare? Deve per forza entrare in una di queste cellule e sfruttare quello che vi trova per il proprio vantaggio.
Le dimensioni dei virus anche sono abbastanza variabili, ma classicamente sono considerate tra i 20 per i virus più piccoli e i 400 nanometri, dove un nanometro è 10 alla meno 9 metri o 10 alla meno 6 mm, e questo rende conto del fatto che i virus, qui per esempio il virus influenzale, può essere osservato solo ed esclusivamente con un microscopio elettronico, quindi con uno strumento caro, complicato da utilizzare, che non tutti i laboratori hanno. Cosa ne deriva? Ne deriva che spesso, quasi sempre, quando noi facciamo una diagnosi non vediamo il virus direttamente, ma vediamo l'effetto che quel virus provoca sulla cellula infettata. Mentre le altre, per esempio, una cellula animale qualsiasi o una cellula di una pianta può essere osservata magari con tecniche opportune anche con un microscopio ottico, fino ad arrivare poi alle cellule più grandi, le uova, se non quelle umane che è molto piccole, per esempio le uova di gallina, che invece possiamo comunemente osservare anche occhio. Questo per dare un'idea di quelle che sono le dimensioni di cui stiamo parlando, quindi degli esseri minuscoli più grandi delle più piccole molecole semplici, proteine o lipidi. Questa è una diapositiva che ho ricavato da un altro testo, ma che fondamentalmente riassume lo stesso concetto. Un batterio paragonato a un globulo rosso è molto più piccolo, i virus paragonati al batterio, in questo caso una cellula di Escherichia coli, che è un tipico abitante del nostro intestino, anche se ci sono dei ceppi patogeni che noi normalmente e fortunatamente non alberghiamo, comunque i virus sono molto più piccoli, e poi i virus che tra di loro possono essere ulteriormente variabili in dimensioni e forme. Questa è la regola, quindi di solito i virus più grandi, anche quelli che causano patologie umane, sono tra i 300 e 400 nanometri, proprio quelli più grandi ma pochi, e come sempre esistono le eccezioni. Negli ultimi anni, con le tecniche di biologia molecolare più evolute, con le tecniche di campionamento anche migliorate, si sono individuati dei virus molto più grandi rispetto a quelli che si pensava esistessero poco tempo fa in natura. Per esempio, dei virus della famiglia dei mimivirus, queste sono delle immagini del microscopio elettronico, o degli altri virus, quelli per esempio della famiglia Pandora virus, sono dei virus, come vedete, possono raggiungere dimensioni di 1 o 2 micron. Quindi in questo caso sono osservabili anche col microscopio ottico. Ad oggi si sa che questi virus infettano solo le amebe o protozoi, vivono di solito in acque salmastre o in luoghi comunque solitamente non sono di accesso particolare, soprattutto non hanno nessun tropismo, cioè non possono infettare le cellule umane. Questo è quello che si sa oggi. Come sappiamo, anche la virologia, come tutti gli ambiti scientifici, è in continua evoluzione. Però le dimensioni classiche sono quelle che vi dicevo prima. E non si vede forse benissimo perché è un po' lucido qui, però questi sono alcuni, le rappresentazioni schematiche di alcuni virus che infettano l'uomo. Vedete come anche in questo caso ci sia una estrema variabilità. Sono dei virus molto piccoli, come il parvovirus, che sono comunque associati, per quanto piccoli, per quanto posseggono un genoma molto limitato, possono causare patologie anche importanti nell'uomo. Ci sono dei virus più grandi, per esempio i virus herpetici, poi accenderemo magari dopo, per esempio il virus dell'herpes simplex, il virus della varicella. Alcuni sono, come dicevo prima, nudi, cioè non sono un rivestimento proteico, altri sono più complicati, ma quasi tutti hanno questa simmetria sferica o icosaedrica, cioè assomigliano a un solido avente facce, però fondamentalmente sono abbastanza simmetrici. Esistono anche qui le eccezioni, per esempio il virus della rabbia, che ha questa particolare forma a proiettile, questa è una zona così, a tutti gli effetti. Il virus Ebola, per esempio, che invece ha questa struttura particolare serpentiforme in cui il materiale genetico a RNA è all'interno e poi c'è un rivestimento che dà questa struttura appunto più allungata. Oppure il virus del vaiolo, che appartiene alla famiglia dei poxvirus, che ha questo tipico aspetto a biscottino, viene detto ogni tanto, perché ha appunto una struttura che ricorda quella dei pavesini, almeno una porzione più interna, che comunque, a prescindere dal nome, che può essere più o meno simpatico, comunque sappiamo che ha causato notevoli danni in passato e adesso un membro della famiglia sta causando di nuovo disagi in varie aree anche dei paesi più sviluppati. Però comunque anche nell'ambito dei virus che infettano l'uomo c'è una estrema varietà. Quanto sono vecchi i virus? In realtà si pensa che, se siete d'accordo con quello che ho detto fino adesso, dal momento in cui sono comparse le cellule, fondamentalmente i virus sono nati.
Ci sono degli studi di evoluzionistica molecolare, quindi le persone che studiano proprio le tempistiche con cui le molecole, quindi anche i virus, sono, le molecole con cui i virus sono sviluppate, e si pensa che fondamentalmente i primi virus possono essere dei retrovirus nati 450 milioni di anni fa. Però fondamentalmente l'idea è che quando sono comparse le cellule, di qualsiasi tipo esse siano, semplici o composte, i virus hanno cominciato a infettare e si sono sviluppati. Ci sono delle evidenze dirette del fatto che i virus comunque sono presenti da tantissimo tempo. Questo è un geoglifico, lo trovate tranquillamente su internet se mettete la parola virus e storia. È un geroglifico in cui si evidenzia un sacerdote egiziano che, come vedete, ha un arto inferiore molto più, diciamo, più piccolo dell'altro, probabilmente per una patologia legata a un virus che in questo caso è associata alla poliomielite, che causa una riduzione della massa muscolare. Altre evidenze più o meno dirette poi della presenza di virus si hanno con l'introduzione delle metodiche che hanno portato anche a una limitazione delle infezioni virali. Tra le infezioni virali più note dal punto di vista storico, sicuramente la rabbia, che è nota fin dall'antichità, anche se non si conosceva il virus, si conosceva poi l'evento che portava all'infezione, che oggi noi sappiamo essere cosa fa il virus della rabbia. Il vaiolo. Il vaiolo, che è importante, come probabilmente dirà la collega dopo, lo accenno, è il primo virus per il quale si è fatta, già nell'antichità, in realtà già prima della scena dell'undicesimo secolo, un trattamento di tipo empirico per cercare di limitare l'infezione. Praticamente cosa si faceva? Si prendeva il materiale purulento di un paziente malato e lo si usava per scarificare, comunque per trattare degli individui sani, e si vedeva in questo modo questi individui potevano essere protetti. Questo trattamento, naturalmente, è un trattamento che poteva portare in molti casi degli eventi nefasti, perché si trasmetteva la patologia vera e propria. Però questo processo cosiddetto di vaiolizzazione è il primo esempio empirico di trattamento di una malattia virale. Di nuovo, anche in questo caso naturalmente non si sapeva che vaiolo era causato da un virus, si conosceva la patologia senza conoscerne l'agente. Questi esperimenti più o meno empirici sono stati portati avanti fino alla fine del 1700, per esempio è nota Lady Montague, la moglie del console britannico, che del console in Turchia della Gran Bretagna, che senza anche lei avere nessuna conoscenza del genere eziologico, però aveva trattato più o meno a suo modo i suoi figli, con un esito positivo, nel senso che i suoi figli poi risultavano protetti dal vaiolo. A questi hanno sono seguiti poi gli esperimenti invece fatti in modo un po' più scientifico, diciamo, quelli di Jenner, che hanno portato poi alla cosiddetta vaccinazione, un evento simile a quello precedente, un trattamento simile a quello precedente, se non per il fatto che in questo caso le persone non venivano trattate con il materiale purulento di una persona che aveva il vaiolo, ma di donne o di persone che venivano a contatto con la variante bovina del virus, che causava delle lesioni simili, molto meno invasive, e che in questo caso per una reazione incrociata risultavano essere protette. Quindi da qui il termine di vaccinazione, che in realtà è stato coniato poi successivamente e non da Jenner stesso. E poi proprio quella volta vari passaggi che hanno portato a identificare nel 1939 i virus come delle particelle vere e proprie, fisiche, e non solo come un fluido biologico presente nel materiale dei malati, e l'introduzione del microscopio elettronico del 1939 ha permesso di dimostrare finalmente che queste particelle virali erano qualcosa di solido e vero. Detto questo, il virus in realtà può essere considerato un microorganismo peculiare anche per un'altra ragione, perché fondamentalmente consta di due fasi. La particella virale, come abbiamo visto prima in quei vari disegnini, è la particella virale che si trova nell'ambiente. Per esempio durante la trasmissione da un individuo all'altro, nella fase in cui deve passare, è quella che viene chiamata particella infettiva o virione. Però questa particella infettiva o virione nell'ambiente, per le ragioni che vi dicevo prima, è incapace di replicarsi. È infettiva, può indurre, può attaccarsi a una cellula se la trova, ma di per sé è inattiva, non si replica. Può depositarsi su del materiale, a seconda del tipo di virus può essere più o meno lungo il suo periodo di vitalità, diciamo, prima di essere inattivato anche semplicemente dalla luce o dal calore o dal freddo,
Però per manifestare il proprio potenziale patogenetico deve entrare in una cellula, cioè deve infettare. Quando una particella virale tipo questa infetta, immaginate di fare uno zoom su questa particella virale, entra nella cellula e fa tutta una serie di cose, che non è il caso qui di andare a vedere nel dettaglio, al termine delle quali solitamente si producono da questa stessa cellula milioni o miliardi di particelle virali uguali ed identiche a quella di partenza. Un processo durante il quale il virus proprio sfrutta quello che trova nella cellula, ma è vero che la cellula solitamente si comporta in modo strano, cambia, come dicevo, le sue dimensioni, cambia il suo aspetto e non fa più quello che fa solitamente. Questa è molto piccola e si vede male, però è una, diciamo, uno schema che riassume quelle che sono ad oggi i virus che infettano l'uomo. Da un sito che è quello, diciamo, paradigmatico per lo studio dei virus in generale, non solo di quelli umani, ho estrapolato quelli che sono i virus umani. Oggi si pensa che circa 130 specie, qualcuno ipotizza un po' di più, ma circa 130 specie divise in 31 famiglie possono infettare l'uomo con evoluzioni le più diverse, quelle che danno infezioni acute, quelle che danno infezioni croniche, quelle che danno i tumori e così via. Quanto siamo infettati? Cioè questi virus poi alla fine, che erano ricordati nella tabella precedente, che cosa possono causare? Possono causare diverse cose, dopo lo vedremo. In particolar modo il nostro laboratorio da anni si occupa di una famiglia di virus, che è quella dei virus herpetici. Questa è la rappresentazione schematica di un herpes virus, in cui il materiale genetico, in questo caso il DNA, è all'interno dell'involucro proteico, e poi c'è una struttura più o meno complicata all'esterno, che è quella tramite quale il virus può attaccare le cellule fondamentalmente. All'interno di questa famiglia sono presenti diverse sottofamiglie e diversi generi, poi alla fine, per esempio HSV1 identifica l'herpes simplex di tipo 1, che solitamente è associato all'herpes labiale, una malattia che, come immagino sappiate, è una malattia ricorrente, nel senso che si ripresenta più volte durante la vita dell'individuo, anche più volte all'anno in modo fastidioso. Solitamente non è associata a una patologia grave, anche se ci sono delle infezioni gravi da HSV, ed è un virus che si ripresenta. Perché? Perché questi virus, tutti, anche quello che causa la varicella, quello che è identificato con la sigla VZV o varicella zoster virus, è un virus che infetta i bambini solitamente, quindi infetta l'età pediatrica, comunque infetta la prima volta che viene a contatto con l'individuo. L'infezione può manifestarsi come in questo caso, ma non è detto che si manifesti, cioè il primo incontro col virus può passare anche del tutto inapparente. Però se il virus entra, cioè se infetta le cellule umane, una volta che è infettato, almeno per questi virus, questi herpetici, il virus vi rimane per sempre. Noi siamo infettati per tutta la vita. Non solo siamo infettati per tutta la vita, ma come nel caso dell'herpes simplex, il virus ogni tanto si può rimanifestare in modo più o meno fastidioso. Certo, se la manifestazione ricorrente è l'herpes labiale, sicuramente questo può dare fastidio, perché è molto trasmissibile, tra l'altro, a parte dolorosa nella zona in cui si manifesta. Però pensiamo invece alla ricorrenza, cioè alla manifestazione secondaria del virus della varicella, quello che viene chiamato herpes zoster o volgarmente detto fuoco di Sant'Antonio. Questa è una patologia che, per quanto non grave, nel senso che non si muore per il fuoco di Sant'Antonio, però è una patologia che causa disagio per il dolore momentaneo, per le parestesie, cioè per la dolorabilità alle masse muscolari successive, e quindi un'infezione che bisogna evitare. E soprattutto, come tutte le infezioni virali, direi, in pazienti particolarmente deboli, immunodepressi, malati cronici, può portare a quindi qua dei disagi sicuramente più importanti. Infezione però, cioè l'entrata del virus, l'attacco del virus alla cellula, non significa necessariamente malattia. Perché? Perché esistono dei virus che magari si attaccano alle cellule, ma poi per qualche motivo vengono fermati presto. Le nostre cellule comunque sono allenate, hanno un sistema di difesa intrinseco, a parte l'azione del sistema immunitario che è importante, però ogni cellula umana, epiteliale, nervosa, del sistema immunitario o gastroenterica, ha un sistema di difesa proprio intrinseco. E quindi nella maggior parte dei casi, fortunatamente, un'infezione viene fermata molto precocemente. E quindi in questo caso all'infezione non succede una malattia. Ci sono poi delle infezioni spesso che invece sono inapparenti, cioè il virus qua infetta,
Ma di nuovo non è detto che ci sia la manifestazione della malattia, perché per qualche motivo non si manifesta nessun segno o nessun sintomo. La differenza tra segni e sintomi è il fatto che il segno è qualcosa che viene individuato dal medico, mentre il sintomo è qualcosa che il paziente riferisce. In ogni caso, anche in questo caso, può non manifestarsi un evento patogenico importante, anzi quasi mai. E poi le infezioni che invece hanno delle manifestazioni in malattia possono essere le più svariate. Abbiamo delle infezioni acute, che sono quelle che hanno una rapida evoluzione, quindi insorgono rapidamente dopo l'infezione e altrettanto rapidamente si risolvono. Possono essere lievi, è stato il raffreddore comune che causa un virus che si chiama rinovirus nella maggior parte dei casi, anche se esistono dei coronavirus tra virgolette più benigni rispetto a quello che abbiamo conosciuto, che possono causare anche il raffreddore comune. Ma ci sono delle infezioni acute gravi, anche fatali. Pensiamo ad alcuni tipi di infezioni acute da virus epatitico o per esempio il virus Ebola, tanto per fare degli esempi clamorosi. Oppure possiamo avere delle infezioni croniche, cioè delle infezioni che invece hanno una lenta evoluzione. Il virus infetta, entra dentro la cellula e per produrre quella progenie di cui parlavo prima ha bisogno di più tempo, dura parecchi anni, parecchi mesi, addirittura in certi casi anche parecchi anni. Anche qui possiamo avere delle forme più gravi o più lievi. Prima abbiamo fatto l'esempio degli herpes virus, che invece sono i tipici rappresentanti di quella che viene chiamata una infezione latente, cioè un'infezione che può iniziare in modo più o meno sintomatico e che poi può ricomparire, non ho detto che lo faccia, ma può ricomparire successivamente. E da ultimi poi quei virus a cui accennavo invece all'inizio della mia presentazione, cioè i virus trasformanti, quelli che possono causare tumori. Papillomavirus, il virus di Epstein-Barr, che è vero che normalmente dà quella chiamata la mononucleosi infettiva, però può essere associato anche a delle forme invece più delle forme neoplastiche di qualche tipo. Ne esistono almeno 7-8 di virus umani che possono indurre tumori. In questo caso naturalmente la prevenzione ha permesso di diminuire l'incidenza di queste forme tumorali, perché per esempio pensiamo all'infezione di papillomavirus, col pap test si è potuto in qualche modo limitare l'incidenza dell'evoluzione in senso neoplastico. E infine, tra tutte queste tipi di infezioni, comunque ne abbiamo alcune che a prescindere dal fatto che diventino delle infezioni acute o croniche, sono delle zoonosi, cioè sono quelle infezioni di cui parlerà il collega, trasmesse dagli animali all'uomo. Sono sempre di più perché? Uno, perché abbiamo imparato a conoscerle un po' meglio, e due, perché rispetto a tanti anni fa la globalizzazione ha portato a un aumento di quelli che sono i movimenti tra le popolazioni, ci si muove di più verso paesi che una volta venivano magari poco frequentati, le abitudini, diciamo anche l'effetto che l'introduzione dell'urbanizzazione in aree che una volta non erano invece così densamente popolate ha permesso il contatto con delle popolazioni di animali che magari una volta si vedevano poco e che invece adesso si vedono di più, con cui si viene a contatto più frequentemente. Anche qui, per esempio, il consumo di alimenti contaminati, il contatto con animali infetti o il consumo a scopo alimentare di animali infetti può portare all'interno dell'organismo umano dei virus che in questo caso possono, in limitati casi, ma possono farlo, indurre delle patologie anche importanti. Detto questo, visto che sicuramente avete sentito parlare, parlando di Covid, dei pipistrelli, un cenno solo ai pipistrelli e poi lascio la parola, non voglio essere troppo noioso. Però avete sentito che i pipistrelli sono spesso considerati un serbatoio di infezioni zoonotiche. Ci sono varie ipotesi. Un'ipotesi che diciamo noi abbiamo preso anche in considerazione come laboratorio, perché abbiamo dei progetti di ricerca in questo ambito, però in generale quello che si pensa oggi essere vero è che i pipistrelli sono alla fine dei mammiferi, ma del tutto peculiari. Perché? Perché sono dei mammiferi volanti. Ed è un evento eccezionale nell'ambito appunto di questo gruppo di animali. Il fatto che volino induce un aumento del tasso metabolico. Il metabolismo di questi animali, proprio per sostenere il volo di masse così importanti. Pensate, è vero che sono dei pipistrelli molto piccoli, però se pensiamo a dei pipistrelli come questo, la volpe volante del sud-est asiatico, che ha un'apertura alare di circa 2 metri, pensate alla quantità di metaboliti che questo animale deve produrre. Questi prodotti metabolici, che sono di diverso tipo, per esempio i cosiddetti radicali liberi, sono delle molecole che causano un danno al DNA. E quando un individuo, un animale o un uomo produce grandi quantità di queste molecole, ci deve essere un sistema per riparare i danni o per evitare che questi danni insorgano.
Se questi animali, che hanno un tasso metabolico così elevato, avessero un sistema come quello che per esempio hanno gli uomini, sarebbero continuamente in uno stato infiammatorio che non ne permetterebbe la vita fondamentalmente. Per cui per permettere questo consumo di metaboliti così elevato, hanno in qualche modo diminuito quelle che sono le difese immunitarie intrinseche proprie. E questo ha fatto sì, probabilmente, si pensa che questi animali siano diventati un serbatoio per tanti tipi di virus diversi che in questi possono risiedere senza dare grosse patologie, e se poi si viene a contatto con questi virus eventualmente questi possono essere trasmessi e causare delle patologie gravi. Si pensa per esempio che il coronavirus come gruppo di, come famiglia di virus, siano all'interno delle popolazioni dei pipistrelli circa 200, di cui note per adesso poche di queste, poche decine fondamentalmente, quindi è probabile che qualcos'altro ci sia in giro. Tutto questo è spiegato molto bene anche dal punto di vista discorsivo in un libro che vi consiglio, che è questo, Spillover, di David Quammen. Spillover è un termine inglese che significa traboccamento, tracimazione, proprio per indicare il fatto che questi virus in questi animali tendono a uscire, se non frequentemente, comunque con una certa propensione, eventualmente causare delle patologie. Questo è un libro del 2012, mi pare, comunque, no, di qualche anno prima. Comunque sicuramente in epoca pre-Covid, tant'è vero che qui non si parla di Covid, ma si fa già menzione ad altri coronavirus che possono causare patologie umane, si tratta di altri virus che avevano causato delle epidemie, soprattutto in Africa e in Asia. Lui negli ultimi anni ha fatto un piccolo addendum a questo libro, che è questo, che si intitola Perché non eravamo pronti, in cui parla invece più decisamente di Covid-19, e tra le varie frasi che lui riporta alla fine c'è questa: viviamo in un mondo di virus e a malapena abbiamo iniziato a comprendere questo. Quindi per dire che in ambito virologico, ma dire che questo può essere esteso a tutte le scienze, ci sono delle concezioni che vengono fatte proprio, ma ci vuole tempo per poter cominciare, per poter dare una soluzione ai vari problemi che si hanno. L'ultima, Prodomomea, una per farvi capire cosa facciamo noi in laboratorio. Questo è un articolo che abbiamo pubblicato recentemente, non tanto per, diciamo, per gusto personale, quanto per dare risalto alle persone che lavorano in laboratorio, che tutti i giorni spendono tempo per cercare nuove soluzioni. Questo è un esempio di quella che vi dicevo prima, essere una ricerca traslazionale. Noi in questo lavoro, in particolar modo guidato da Selina Pasquero e da Francesca Pugliesi, abbiamo individuato dei farmaci, delle molecole, scusate, non sono ancora dei farmaci, delle molecole che sembrano, almeno in vitro, cioè in laboratorio, bloccare o diminuire la replicazione di alcuni coronavirus. Questo è l'inizio di quella che potrebbe essere un domani una bellissima storia o che potrebbe essere applicato ad altri campi, ma sicuramente per arrivare a una, diciamo, a un'evoluzione finale di questo lavoro ci vuole molto impegno, così come fanno i ragazzi del laboratorio, molto tempo, per cui le tempistiche per arrivare da un'idea di laboratorio poi alla messa in pratica, se mai si verificherà, è molto lunga, e poi soprattutto dei soldi, perché i finanziamenti pubblici, come sapete, sono quelli che sono. In Italia il PIL, le spese per la ricerca sono circa l'1,2% del PIL, una quantità veramente irrisoria rispetto anche ad altri paesi, e quindi a prescindere dal colore politico del governo in carica, questa è qualcosa su cui sono sempre tutti d'accordo, quindi la quantità di finanziamenti pubblici sono sempre stati alquanto limitati. Però è un punto su cui bisogna battere, perché senza la ricerca di base non si può poi arrivare eventualmente a quella che può essere una soluzione tipo diagnostico, preventivo, terapeutico, poi. Detto questo, vi ringrazio.
tutti, io sono il dottor Gianluca Esposito, lavoro in una clinica veterinaria a Moncalieri, forse qualcuno la conosce, clinica Borgarello, non ho fatto la slide di presentazione. E, niente, allora, stasera ho preparato una presentazione che vuole essere, diciamo, una chiacchierata di quelle che sono le malattie virali che più frequentemente vediamo nella clinica nei nostri animali domestici. Ho riportato, diciamo, quelle le principali sui gatti e una in particolare nel cane. Questa slide, allora, le ho elencate, sono la peritonite infettiva felina, il virus della leucemia felina e il virus dell'immunodeficienza felina. Tutti, diciamo, queste tre principali malattie virali feline, nessuna di queste può infettare l'uomo, quindi state tranquilli, non in nessun modo potete essere infettati dal vostro gatto. Qualcuno di voi ha gatti qua in sala? Ok. Perfetto. Ok. Allora, iniziando da il virus della peritonite infettiva felina, è una malattia sostenuta da un coronavirus, quindi la stessa famiglia di cui sentiamo parlare tanto oggi, ma che non c'entra nulla col Covid-19. Questo virus, appunto sostenuto da un coronavirus, può colpire gatti di qualunque età, quindi nessuno è indenne. È ovvio che sono più frequentemente colpiti i gatti che arrivano da posti dove ci sono tanti gatti, quindi allevamenti o allevamenti poco controllati o gattili. Questo virus, diciamo, la comparsa di segni clinici può comparire quando ci sono fattori stressanti, quindi patologie concomitanti, oppure prendo un gatto da un allevamento, da un gattile, lo porto a casa, il gatto si stressa perché è in un ambiente completamente nuovo, compaiono i segni clinici. Così come a volte capita anche dopo un intervento chirurgico. Tutti i proprietari di gatti sanno che consigliamo la sterilizzazione sia per la femmina che per il maschio. Spesso, non così spesso, però può capitare che dopo la sterilizzazione possono comparire i segni clinici. Piccola precisazione, il coronavirus felino è un virus che molti dei nostri gatti hanno. Il fatto che i gatti siano positivi al coronavirus non vuol dire che sviluppino la peritonite infettiva felina. Questo perché tutti i gatti che hanno un sistema immunitario competente evitano che il coronavirus possa mutare nella forma patogena, perché solo una volta che è mutato nella forma patogena darà origine alla peritonite infettiva felina. Questo dopo lo vedremo anche nella diagnosi. Sintomi clinici, purtroppo vedremo che su tutti i virus di cui parlerò stasera sono tutti molto aspecifici, quindi in genere ci vengono portati in visita perché non mangiano, hanno la febbre alta, oppure se sono cuccioli nel corso delle visite di routine per il controllo sono, diciamo, animali che non prendono peso, o se sono adulti tendono a perdere peso, fino a vedere come le mucose diventano pallide o addirittura etteriche. In casi molto gravi, qua non l'ho ricordato, però ci viene portato in visita il gatto con versamenti cavitari, quindi o a livello toracico o a livello addominale, da cui prende il nome peritonite infettiva felina, perché si va a localizzare soprattutto a carico del peritoneo, quindi dell'addome, dando versamento addominale. Diagnosi. Allora, la diagnosi è ad oggi ancora molto difficile, perché diciamo che non esiste ad oggi un test sicuro al 100%, perché molti test sono in grado di andare a identificare il coronavirus, che però, come abbiamo detto all'inizio della presentazione, il fatto che un gatto sia positivo al coronavirus non vuol dire nulla, perché possono essere gatti sani al 100% e che non svilupperanno mai la forma patogena perché hanno un sistema immunitario competente. Quindi che cosa facciamo nel 2022 ad oggi? Diciamo che anno dopo anno escono sempre dei test più sensibili. Ad oggi c'è un laboratorio di riferimento che è IDEX, che utilizza un test che riesce, diciamo, in maniera più sensibile a identificare tratti del virus mutato e patogeno.
però anche lì va preso con le pinze, quindi quello che facciamo noi è mettere insieme tutti i tasselli, quindi l'anamnesi, i segni clinici che osserviamo durante la visita, uniti a esami del sangue, radiografie, ecografie e l'aggiunta di questi test. Però i test da soli ancora dobbiamo fare ancora un po' di strada. Trattamento, purtroppo non esiste nessun trattamento specifico. C'è un, allora lo riporto perché poi magari qualcuno parlando con l'amico comunque può uscire fuori. C'è un gruppo di studio che sta sperimentando una terapia specifica per la peritonite infettiva felina, ma è giusto precisare che non è registrato, non è validato in Europa, quindi non è un trattamento legale. Diciamo che la ricerca stanno ancora facendo molta ricerca, quindi fino a quando la ricerca non sarà a buon punto non potrà essere validato in Europa. Quindi cosa facciamo noi in clinica quando ci si presenta un caso di gatto con la peritonite infettiva felina? E gestiamo la sintomatologia, quindi una terapia sintomatica, quindi se il gatto non mangia in genere viene ricoverato, ospedalizzato, accesso venoso, fluidoterapia, farmaci antiemetici, antivomito, antibiotici spesso, perché poi magari si aggiungono delle infezioni batteriche secondarie. Ho scritto finché la qualità della vita resta accettabile, perché molte volte non si riesce ad andare avanti, il gatto soffre in delle condizioni precarie, quindi purtroppo li accompagniamo. Cosa fare quando abbiamo gatti sani a contatto con gatti infetti? Allora, ritornando sempre al discorso di prima, abbiamo detto che un gatto con un sistema immunitario competente non avrà mai una trasformazione del coronavirus felino nella forma patogena che darà la peritonite infettiva. Quindi se c'è un gatto infetto a contatto con un gatto sano, sicuramente il gatto sano sarà positivo per il coronavirus, ma le probabilità che il gatto sano infettato dal coronavirus sviluppi la forma patogena non è poi così aumentata. Quindi diciamo che è meglio evitare, però dagli ultimi studi emerge questo. Vi ho segnato ancora cosa fare per chi aveva un gatto infetto e vuole introdurre in casa un nuovo animale. Disinfezione di tutta la casa con detergenti, normali disinfettanti, noi consigliamo candeggina, però l'ideale sarebbe attendere almeno 3 mesi, quindi un periodo di quarantena prima di introdurre un nuovo gatto in casa. Passiamo a un altro virus, sempre che infetta i gatti, è il virus della leucemia felina o FeLV. Questo virus appartiene alla famiglia dei retrovirus e ne vediamo veramente tanti, più della peritonite infettiva felina. Si trasmette sia per via verticale sia per via orizzontale. Cosa vuol dire? Verticale, semplicemente dalla mamma al gattino, alla prole, per via orizzontale da gatto infetto a gatto sano, che può essere infettato qualunque gatto di qualunque età. Quali sono i più colpiti? Gatti che escono di casa, gatti che escono di casa e non sono vaccinati, perché esiste una vaccinazione per questo virus. Segni clinici. Allora, questo virus comporta un abbassamento del sistema immunitario, quindi diciamo che una volta che si abbassa il sistema immunitario prendono il sopravvento tutta una serie di infezioni batteriche, ma molto spesso li vediamo per neoplasie che possono coinvolgere principalmente il sistema linfatico, ma vediamo veramente tutti i tipi di neoplasie. Qui ho segnato anche enterite o problemi riproduttivi. Diagnosi. Allora, qua invece la diagnosi riusciamo a farla in maniera anche precoce. Allora, esistono dei test ambulatoriali che usiamo in clinica, molto rapidi, che si fanno o su sangue intero o su siero, come il test, quello che vedete fare dal farmacista per il Covid, un test di gravidanza. In genere sono accoppiati
test per la leucemia, che è quello sopra, quel test dell'immunodeficienza felina, che è quello sotto, ve lo spiego giusto perché è proprio semplice, si mette una goccia di sangue o una goccia di siero, noi preferiamo utilizzare il siero perché dà molti meno falsi positivi, dopodiché aggiungiamo nello stesso pozzetto del reagente che permette la reazione, e dopodiché vedete che qua c'è una C e una T, C è il controllo, T è il test. Il sangue o il siero migrano fino in fondo, si attendono 15 minuti, dopodiché si legge il risultato. Una banda dove c'è il controllo, sia sopra che sotto, cosa indicano? Che il test è avvenuto correttamente. Nel caso in cui ci fosse una positività, sulla T di test compare una seconda lineetta. Questo è il test rapido. In genere quando facciamo il test e abbiamo un test positivo, quindi con una seconda lineetta, vabbè, intanto lo diciamo al proprietario, però non ci fermiamo lì, nel senso che andiamo avanti con la diagnosi, cioè richiediamo un esame un po' più specifico per confermare questo primo test, perché ovviamente una diagnosi di leucemia felina è per la vita, diciamo. Trattamento, anche qua non esiste nessun trattamento specifico, gatti che ci arrivano con una sintomatologia manifesta, ovviamente la prognosi è più riservata, e anche qua cerchiamo di andare a trattare con una terapia sintomatica sulla base dei sintomi. Riportati in letteratura, noi in clinica non utilizziamo tanto farmaci antivirali, interferone felino omega, sempre dagli studi è emerso che comunque aumenta la sopravvivenza. Anche qua noi li vediamo già quando sono molto al di là, diciamo, con i segni clinici, e quindi anche in questo caso quando il gatto non ha più una buona qualità di vita si ricorre anche qui all'eutanasia. Cosa si può fare per prevenire la diffusione della leucemia? Allora, ho segnato che i retrovirus non sopravvivono a lungo al di fuori dell'ospite, quindi normali procedure di gestione e disinfezione è sufficiente a prevenire la diffusione virale. Ovviamente l'ideale sarebbe proprietario che sa di avere un gatto infetto lo tiene a casa e non lo fa uscire, perché quel gatto che esce di casa ovviamente fa infettare altri gatti. E anche il fatto di avere un gatto vaccinato, negativo e vaccinato, se entra in contatto con un gatto infetto, ricordiamo che i vaccini non coprono al 100%, la casa farmaceutica ci dà un 80-90% di protezione. È ovvio che dipende anche dalla pressione, un gatto che nella sua vita può incontrare un altro gatto infetto, un conto, se si ritrova in mezzo a una felina, una colonia felina dove ci sono tanti gatti infetti, lì è un po' più difficile. Ovviamente per chi ha un gatto cosa deve fare? Deve fare subito il test, quei test rapidi che abbiamo visto noi li consigliamo a partire dai 6 mesi di età, perché prima si è visto che possono dare falsi positivi o falsi negativi. Una volta che il test, se uno volesse, ha un gatto di meno di 6 mesi e vuole saperlo, perché magari a volte capita che ci arrivano in clinica persone che hanno già un gatto in casa e vogliono, adottano un gattino di qualche mese e vogliono sapere se è positivo o negativo prima di metterlo in casa, esistono dei test più specifici di biologia molecolare che ci permettono di dire già a 2-3 mesi se il gatto è positivo o negativo. Una volta che sappiamo che il gatto è negativo, quindi non ha la leucemia felina, partiamo con la vaccinazione. Il protocollo vaccinale prevede un primo vaccino e un richiamo a distanza di 4 settimane, dopodiché la vaccinazione sarà una volta all'anno. L'ultimo virus che vi ho portato sui gatti è il virus dell'immunodeficienza felina, molto meno grave, anche questo è un retrovirus. Si diffonde prevalentemente attraverso il morso o l'accoppiamento. Anche questo può essere quindi per via orizzontale, come vi dicevo, da un gatto infetto a un gatto sano attraverso principalmente il morso o l'accoppiamento, ma anche qua trasmissione verticale, quindi dalla mamma alla prole. Principalmente si è visto se la mamma, quindi la mamma gatta, viene infettata durante la gravidanza. Se invece è infettata tanto prima della gravidanza, può essere che non trasmetta l'infezione alla prole. Vi dicevo che è meno grave rispetto al virus della leucemia felina, perché gatti positivi alla FIV noi li vediamo asintomatici anche per anni.
Invece quelli che si ammalano, anche qua è legato a un discorso di immunodepressione in cui subentrano successivamente altre malattie, principalmente anche in questo caso neoplastiche. Anche qua i segni clinici sono del tutto aspecifici, molto spesso possiamo sospettare, quindi poi richiedere un test quando vediamo un gatto con una gengivite molto importante. Ovviamente c'è una reattività dei linfonodi, ovviamente abbassandosi il sistema immunitario sono più suscettibili a malattie immunomediate. Magari sono gatti che vivono all'esterno e si prendono più facilmente parassiti, perché ovviamente avendo un sistema immunitario più debole falliscono laddove altri gatti magari riescono a resistere. Anche quando abbiamo dei gatti che, nonostante terapie mediche o magari anche senza terapia medica, una ferita cutanea normalmente non guarisce, dobbiamo sospettare un virus dell'immunodeficienza felina, e poi ovviamente infezioni batteriche secondarie possono prendere il sopravvento. La diagnosi, anche qua in clinica usiamo dei test rapidi, qua c'è un test positivo, come vi dicevo c'è la positività, la banda sia sul controllo che sul test, mentre sopra è negativo, e anche in questo caso una volta positivo il test rapido richiediamo comunque un test di conferma. Ormai avete capito la solfa, non esiste un trattamento neanche in questo caso specifico neanche per questo virus, quindi si possono utilizzare farmaci antivirali, se no si gestisce con un trattamento sintomatico eventuali infezioni batteriche secondarie, e anche in questo caso fino a quando ovviamente il gatto ha una buona qualità di vita. Strategie per prevenire la diffusione: allora, anche in questo caso gatti positivi, ovviamente abbiamo detto che si trasmette col morso l'accoppiamento, quindi i gatti positivi devono essere castrati e tenuti in casa. Secondo gli ultimi studi è molto rara l'infezione tra più gatti in uno stesso nucleo familiare. In Italia non esiste un vaccino per la FIV, c'è un vaccino negli Stati Uniti, in Australia e Nuova Zelanda, anche se sembrerebbe che su alcuni gatti funzioni, su molti no. Sul cane vi ho portato solo un virus, che è il virus del cimurro. In realtà noi ne vediamo pochi in clinica, però quando li vediamo in genere non lasciano scampo. Oltre a infettare il cane, infetta anche furetti e, vi ho segnato, felini di grosse dimensioni come il leone e il ghepardo. Appartiene alla famiglia dei paramyxoviride e quello che vi dicevo si vede più nei canini. Di questo esiste il vaccino, adesso vi dico anche due cose sulla vaccinazione. Il virus del cimurro può infettare tutte le età, tutte le razze, principalmente avviene attraverso il contatto con secrezioni oronasali e secrezioni respiratorie, ma anche feci, urina o vomiti ambientali, quindi oggetti contaminati dal virus possono trasmettere l'infezione. Una volta che il cane si è infettato, generalmente passano 3 settimane, che è il periodo di incubazione da quando c'è l'infezione a quando compaiono i sintomi, e possono essere contagiosi fino a 3 mesi. Come al solito, segni clinici variabili: abbiamo visto che l'infezione avviene principalmente attraverso le secrezioni oronasali, quindi generalmente da una sintomatologia respiratoria, dalla tosse fino alla polmonite. Quando interessa il tratto gastroenterico abbiamo vomito e diarrea, che può essere mucosa fino a diventare proprio una diarrea emorragica. Si è visto che cani che sopravvivono al cimurro e guariscono, spesso poi si osservano delle lesioni a livello della retina. Quando l'infezione invece coinvolge i cuccioli, dà alterazioni a carico dello smalto. Il cimurro può anche dare disordini neurologici fino ad arrivare, cioè dalle semplici alterazioni nella stazione o nella deambulazione, fino a dare vere e proprie crisi convulsive. Quando compaiono le crisi convulsive, generalmente la prognosi è molto più riservata. La diagnosi è fattibile, generalmente non si fa una
c'è una prevenzione, ma la diagnosi viene richiesta quando c'è una sintomatologia compatibile e visto che la trasmissione avviene principalmente attraverso la via respiratoria, utilizziamo tamponi nasali, congiuntivali, faringei, terreni di trasporto, mandiamo dei laboratori esterni specializzati che vanno a ricercare il DNA del virus. Ovviamente se il cane è stato vaccinato recentemente per il cimurro, il test può dare un'interferenza e quindi leggere il vaccino come se ci fosse un'infezione virale. Anche qua non esiste nessun trattamento specifico, ma ricordiamo una terapia sintomatica. Come vi dicevo, se compaiono le crisi convulsive, molte volte vengono ricoverati in clinica e gestiti con farmaci anticonvulsivanti. Quando le crisi convulsive non cessano, si ricorre prima a un'anestesia profonda, in genere di 24 ore, dopodiché si svegliano e si va a vedere se, azzerando diciamo il sistema nervoso centrale per 24 ore, risvegliandoli, se dovesse ricomparire la crisi convulsiva, allora lì non ci può fare. Prevenzione: per il cimurro esiste un vaccino che ormai fanno praticamente rientra in quei vaccini che vengono definiti core, perché diciamo a livello didattico i vaccini si dividono in core e non core. I vaccini core sono quelli che vengono raccomandati a tutti i cani, e il cimurro è uno di questi, e poi ci sono i vaccini non core, che sono quelli che diciamo vengono raccomandati a seconda di dove vive il cane, quindi della situazione epidemiologica. Magari ne parlerai più tu. Okay. Allora, il cimurro, qua noi ci scontriamo spesso con gli allevatori, perché ormai gli allevatori sanno tutto e i veterinari servono una poco. Però, allora, ricordatevi che in genere il vaccino per il cane, il cimurro, è combinato ad altri vaccini, che sono l'epatite, parvovirus, parvoinfluenza e la leptospirosi. In genere si parte a vaccinare con una prima, tolta la leptospirosi, quindi cimurro, epatite, parvovirus e parainfluenza, si fa un primo vaccino a 2 mesi, un secondo vaccino a 3 mesi, quindi a distanza di 4 settimane, e lì viene inclusa la leptospirosi, e poi un ultimo vaccino a 4 mesi. È importantissimo il vaccino a 4 mesi, quindi, perché molti ormai smettono di vaccinare a 3, e questo è sbagliato, perché si è visto, adesso poi non so neanche se è in umana, però che ovviamente il vaccino va a interferire con gli anticorpi materni, cioè la mamma durante l'allattamento passa con il colostro, che è la prima parte del latte materno, anche anticorpi vaccinali, e se si va a interrompere la vaccinazione troppo precocemente non si è sicuri di garantire un alto tasso di copertura col vaccino, quindi importante fino a 4 mesi. Dopodiché il vaccino semplicemente diventa annuale. Ci sono alcune linee guida che dicono che molti dei miei colleghi in altre strutture vaccinano ogni 3 anni. Noi vacciniamo tendenzialmente tutti gli anni, perché si è visto che magari dipende molto dal sistema immunitario del soggetto, però non è detto che al 3° anno il titolo anticorpale sia così alto da garantire una protezione. Quindi in clinica quello che dico io è, se uno vuole fare una vaccinazione più consapevole, ovvero andare a vaccinare solo quando è necessario, ricorriamo alla titolazione anticorpale. Quindi si fa un prelievo di sangue e si va a misurare nel siero il titolo degli anticorpi. Se il titolo è basso, allora si vaccina; se il titolo è ancora alto, viene posticipata la vaccinazione in base a quanto è basso il titolo. Però alla fine quello che succede è che molte volte fanno una titolazione anticorpale, spendono tanti soldi, poi il titolo è basso, quindi devono vaccinare, quindi alla fine vaccinano sempre. Questo lo spiego, per cui ovviamente basta.
Allora, io mi presento, sono Lorenza Carrara, lavoro in questo servizio che si chiama Sereni, che sta all'ASL di Alessandria, un servizio di riferimento per la regione Piemonte, e ci occupiamo all'interno di questo servizio del controllo e della sorveglianza delle malattie infettive, e io in modo particolare mi organizzo e gestisco un po' le attività vaccinali della regione Piemonte. Inoltre ho infatti proprio per questo motivo una collaborazione con l'assessorato alla sanità, con cui collaboro da ormai diverso tempo. Allora, ho messo questa slide tanto per iniziare e per ricordare qual è il valore dei vaccini, perché con l'eccezione dell'acqua potabile nessun intervento sanitario, nemmeno gli antibiotici, ha avuto un effetto paragonabile a quello dei vaccini in termini di riduzione della mortalità e crescita della popolazione. Abbiamo già visto prima con la presentazione del professore che ci ha spiegato appunto i vari virus, abbiamo visto che alcuni di questi virus sono in grado di determinare diverse infezioni, e alcune di queste infezioni determinate da questi virus, come abbiamo visto prima, l'HPV o il virus dell'epatite B, sono comunque prevenibili. Allora, l'immunizzazione tramite la vaccinazione anche familiare della medicina, perché appunto ha contribuito e contribuisce ancora alla salute dei singoli individui e ovviamente alla collettività, perché come sappiamo il valore delle vaccinazioni non sta soltanto nella prevenzione del singolo individuo, ma anche nella protezione di tutta la collettività. Questa è la cosiddetta immunità di gregge, protezione di tutta la comunità. Vaccinando un singolo individuo, più individui vengono vaccinati e più tendiamo a proteggere anche gli individui che ci stanno accanto. Si stima che le vaccinazioni prevengano 6 milioni di morti ogni anno nel mondo, e la loro efficacia e sicurezza sono stati ormai ampiamente dimostrati nel corso di questi anni. Ma che cos'è la vaccinazione e cosa serve? La vaccinazione è una pratica medica con la quale si inietta un prodotto, un vaccino, costituito da microrganismi uccisi o attenuati, oppure da alcuni loro antigeni, quindi dai loro prodotti, o da sostanze prodotte dai microrganismi stessi, rese sicure, oppure ancora con l'introduzione di proteine ottenute con tecnica di ingegneria genetica. E tra gli interventi preventivi più efficaci, a disposizione ovviamente della sanità pubblica, grazie ai quali è possibile prevenire in modo efficace e sicuro malattie gravi o che possono causare importanti complicanze e sequele, invalidanti oppure addirittura prevenire la morte. Qua ovviamente ho rappresentato che cos'è la vaccinazione e cosa serve, quindi abbiamo detto con il vaccino introduciamo un antigeno oppure un prodotto oppure un microrganismo oppure un virus vivo o attenuato. Ovviamente il nostro sistema immunitario, che viene attivato dall'incontro con questi antigeni, inizia a produrre anticorpi per combattere questa malattia, e ovviamente successivamente, in caso di futuro contatto con il patogeno dell'infezione stessa, il nostro sistema immunitario è pronto a combattere e a rispondere efficacemente. Quali sono i benefici della vaccinazione? Ovviamente l'abbiamo detto, abbiamo dei benefici diretti, dei benefici indiretti e benefici intangibili, così vengono classificati. Quindi i benefici sul controllo della patologia, quindi riusciamo a controllarla, addirittura in alcuni casi a eliminarla oppure a eradicarla. Possiamo ridurre la severità della malattia, possiamo prevenire alcuni tipi di infezione, possiamo proteggere, come ho già detto prima, con più persone vacciniamo, possiamo proteggere anche i soggetti non vaccinati, possiamo portare anche arrivare alla prevenzione di complicanze della patologia e arrivare appunto, come ho già detto prima, alla prevenzione delle neoplasie, e quindi a dare un beneficio generale a tutta la società. Giusto per farvi alcuni esempi, questi sono i decessi classificati nei vari anni per diverse cause negli Stati Uniti. Abbiamo in Guangzhou, ad esempio, in questo caso il numero delle infezioni che sono state, il numero totale delle morti che grazie ai vaccini sono state prevenute per alcune malattie trasmissibili, come ad esempio la difterite, il morbillo e il vaiolo, oppure messa a confronto invece con il numero dei morti pervenuti per ad esempio ischemia cardiaca, infarto, cancro, diabete e Alzheimer. Quindi per farvi vedere qual è il valore e l'importanza delle vaccinazioni nel corso degli anni. Un altro esempio è quello del tetano. Questi sono l'andamento dei casi di tetano nel corso degli anni, a partire dagli anni 50 fino agli anni 2000. Quindi grazie all'introduzione delle vaccinazioni, il numero dei casi di tetano è comunque diminuito nel corso degli anni.
tenendo conto che l'Italia è uno dei paesi con il numero di notifiche e di segnalazioni di virus più elevato rispetto agli altri paesi europei. Altro esempio è quello appunto della poliomielite, anche in questo caso l'esistenza di un vaccino ha ridotto enormemente il numero dei casi ed è uscito, ad esempio, l'Italia fa parte della riunione della regione europea che è quasi uscita ormai dall'anno 2002. E quindi anche in questo caso l'andamento dei casi di poliomielite che è drasticamente sceso grazie all'introduzione delle vaccinazioni. Allora, diciamo che storicamente i programmi di immunizzazione erano destinati principalmente ai bambini, quindi ai nuovi nati. Tuttavia le malattie infettive prevenibili dal vaccino possono avere un impatto significativo anche sulla popolazione adulta e sulla popolazione fragile e cronica. Grazie al successo delle campagne vaccinali nei bambini, attualmente nel complesso la prevalenza delle malattie infettive nei bambini è scesa, mentre rimane comunque sempre abbastanza elevata e costante nella popolazione anziana. Ne sono un esempio, ad esempio, alcune patologie come quelle create da alcuni patogeni come lo pneumococco, oppure, ovviamente, che tutti ben conosciamo, le complicanze portate dall'influenza. Cosa contengono i vaccini? Molto velocemente, abbiamo già visto, contengono l'antigene e quindi la struttura molecolare riconosciuta viene riconosciuta dal sistema immunitario in quanto bersaglio della risposta immunitaria specifica e quindi l'antigene è la particella del microorganismo. Contiene un adiuvante che è soprattutto presente nei vaccini proteici, contiene un CARE che serve a veicolare veicolare l'antigene, quindi il microorganismo responsabile della malattia. Poi ovviamente ci sono altri prodotti come lo stabilizzante, il conservante, i liquidi di sospensione. Tutto questo costituisce quello che viene definito il vaccino. Ne esistono di diverse tipologie, abbiamo i vaccini di attenuati, che sono come ad esempio quello per il morbillo, quello per la rosolia, la parotite, la varicella, la febbre gialla, la tubercolosi, sono prodotti a partire da agenti infettivi resi non patogeni. Abbiamo i vaccini inattivati, come quello dell'epatite A, della polio e l'antinfluenzale, che sono prodotti utilizzando virus o batteri uccidi. I vaccini ad antigeni purificati, come quello per la pertosse, prodotti attraverso raffinate tecniche di purificazione. I vaccini ad anatossine, i vaccini proteici e per ultimo i vaccini ad RNA, che sono quelli che abbiamo conosciuto ultimamente con la pandemia da SARS-CoV-2, perché sono quelli su cui si basano i vaccini per proteggere appunto da Covid-19. Avevo messo qua giusto due cose per spiegarvi un po' come funziona il vaccino mRNA, possiamo anche sorvolare perché ovviamente è basato su una nuova tecnologia, era nuova perché fino a questo momento non la conoscevamo, perché nessun tipo di vaccino era mai stato costruito con questa nuova tecnologia. Quindi invece di inoculare l'antigene verso il quale si vuole indurre una risposta immunitaria, inoculiamo una sequenza genetica che sarà in grado, una volta entrata nel nostro corpo, di produrre l'antigene, le istruzioni, diciamo una sequenza genetica con le istruzioni per produrre questo antigene. L'antigene ovviamente viene prodotto e quindi espresso nell'individuo vaccinato. Andiamo avanti. Come ho già detto, qua abbiamo tutta la classificazione dei vari vaccini. Stasera ci concentriamo per lo più non tanto sui vaccini destinati alla popolazione pediatrica, ma soprattutto su quelli destinati alla popolazione adulta. Perché, come abbiamo già detto prima, se nei primi anni di questo secolo i vaccini erano rivolti soprattutto alla popolazione pediatrica, ci siamo resi conto che nel corso appunto della trasformazione demografica, l'allungamento della vita, eccetera, ha determinato la necessità di produrre e di sviluppare dei vaccini che rivolti proprio anche alla popolazione adulta anziana. Tra questi, vediamo, andiamo avanti, abbiamo dei vaccini che sono rivolti in modo particolare a persone, visto e considerato che qui parliamo, siamo nell'ambiente di malattie reumatiche, rivolti in modo particolare a pazienti con malattie reumatiche e quindi a soggetti immunodepressi. Stasera vi parlerò principalmente di questa tipologia di vaccini, quindi del vaccino antipneumococco, del vaccino antizoster, un cenno a quello dell'influenza, al meningococco, l'hemophilus influenza di tipo B, anche in questo caso una vaccinazione che è rivolta soprattutto a determinate categorie di persone,
ti ricorderò l'importanza anche della vaccinazione decennale con difterite e tetano per tosse, quindi il famoso richiamo del tetano, che da questo momento in poi non dovrà più essere effettuato con un semplice vaccino monovalente per il tetano, ma è necessario effettuare un vaccino trivalente per proteggerci contro la difterite e anche contro la tosse. Allora, questo è il calendario vaccinale che normalmente i nostri servizi sanitari in Regione Piemonte, ma così anche in tutte le regioni d'Italia, sviluppano e promuovono quotidianamente alla popolazione. La popolazione sia infantile, e quindi qua vediamo che ci sono tutte le varie fasce di età, fino a arrivare più o meno ai 15 anni, 16 anni, eccetera, e poi da qui, da questo momento in avanti, anche alla popolazione adulta. Diciamo che i nostri servizi di igiene, che sono i servizi deputati all'effettuazione delle vaccinazioni, normalmente come lavorano? Normalmente invitano i bambini appena nati a effettuare le prime vaccinazioni, quindi inviato una letterina con un invito attivo, quindi, e li invitano a effettuare queste vaccinazioni, quindi qua abbiamo tutto un calendario dedicato alla popolazione pediatrica. Come vedete, al terzo, al quinto, all'undicesimo mese, arriviamo poi al sesto anno di vita ed eccoci qua di nuovo al dodicesimo e diciottesimo anno di vita. Fino a questo periodo quindi se ne occupa il servizio vaccinale, quindi con richiami costanti, solleciti, se il bambino non si presenta, la famiglia viene comunque costantemente chiamata. Successivamente, e quindi a partire dall'età adulta, i nostri servizi vaccinali non effettuano più una chiamata attiva, quindi diciamo che è un po' il compito dell'individuo ricordarsi teneramente che deve effettuare determinate vaccinazioni, e quindi qui insorgono i primi problemi, perché ovviamente non tutti si ricordano che ci sono delle vaccinazioni da fare, magari escono delle nuove vaccinazioni e non tutti ne vengono a conoscenza, ed è questo compito fondamentale del medico di medicina generale, informare i propri assistiti, e compito ovviamente di qualunque contatto con il sistema sanitario, ricordare al paziente che è fondamentale effettuare determinate vaccinazioni. Come vedete qua in questa colonnina, abbiamo, oltre alle vaccinazioni nei soggetti adulti, qua con soggetti con più di 64 anni abbiamo determinate vaccinazioni che sono quelle per lo pneumococco, quelle per l'influenza, quelle per l'herpes zoster, e poi abbiamo una serie di vaccinazioni che invece vengono consigliate ai pazienti con una categoria di rischio predisponente. E qui abbiamo i soggetti immunodepressi, abbiamo i soggetti diabetici, abbiamo i soggetti cardiopatici, quelli con una malattia broncopolmonare, quelli con la BPCO, abbiamo quelli i soggetti asplenici, abbiamo tutta una serie di soggetti, e a seconda della categoria di questo soggetto viene raccomandata una determinata vaccinazione piuttosto che un'altra. Quindi diciamo che è un piano abbastanza complesso e bisogna un po' saperci districare. Allora, ho riportato, visto che ieri ne abbiamo parlato all'incontro che abbiamo avuto, questo è stato, che è un position paper, un documento di posizione del Collegio dei Reumatologi Italiani sulla vaccinazione anti-herpes zoster. Questo per dire che non è soltanto il Ministero della Salute della nostra regione che si occupa della raccomandazione delle vaccinazioni, ma ci sono tutta una serie anche di specialisti in determinate patologie, in determinate discipline, che ci spiegano quanto sia importante il valore della vaccinazione e quanto sia fondamentale effettuare queste vaccinazioni sia per età sia per patologie di rischio. E qua appunto l'indicazione anche dei reumatologi italiani che ci dicono quanto sia fondamentale la vaccinazione dell'herpes zoster, quella che prima abbiamo proprio detto, la vaccinazione contro il fuoco di Sant'Antonio, perché abbiamo visto che il virus della varicella, un soggetto che ha incontrato da bambino la varicella, il virus rimane latente, ad un certo punto si sveglia, e si sveglia in determinate situazioni per l'aumentata età, per quella che viene definita in immunosenescenza, quindi invecchiamento del nostro sistema immunitario, e quindi lì questo virus si risveglia e ci dà dei problemi che possono essere l'herpes oftalmico, quindi la nevralgia post-herpetica, possiamo avere diversi disturbi, anche in alcuni casi invalidanti. Fuoco di Sant'Antonio, causato dalla reattivazione del virus della varicella, una malattia caratterizzata per lo più da un'evoluzione cutanea, un intenso dolore, la complicanza più comune è la nevralgia post-herpetica, quindi
una sindrome dolorosa cronica che può durare mesi o addirittura anni. E un'altra complicanza molto importante è la herpes zoster oftalmico, che colpisce il 10-25% dei casi in cui si sviluppa appunto il fuoco di Sant'Antonio. Quindi coinvolge l'occhio e nei casi più gravi può condurre addirittura cecità. Chi è a rischio di sviluppare la malattia? È a rischio chiunque, qualunque individuo abbia fatto la varicella, perché il virus si può riattivare. Oltre il 90% delle persone con più di 50 anni di età ha contratto il virus della varicella ed è quindi a rischio di sviluppare la malattia. Si stima che un individuo su tre svilupperà la malattia nel corso della propria vita. E in Italia ogni anno si registrano oltre 157.000 casi. Adesso poi vi spiego, anche alla fine vi dirò chi ha diritto alla vaccinazione gratuita, per chi è raccomandata e come poter effettuare tutte queste vaccinazioni. Ovviamente la vaccinazione è fortemente raccomandata perché riduce il rischio di sviluppare herpes zoster. E quali sono le indicazioni? Le indicazioni ovviamente della nostra regione sono quelle che arrivano dal Ministero, quindi dal Ministero della Salute, con quel calendario che è contenuto in un grosso documento che si chiama Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, che ci dà tutte le indicazioni che noi tutti i giorni mettiamo in pratica. Allora, la vaccinazione contro l'herpes zoster è gratuita per i soggetti con 65 anni di età. Allora, questo confonde un po' certe volte, perché il Ministero cosa ci ha detto? Il Ministero ha detto alle regioni di introdurre questa vaccinazione nell'anno 2017, quando è uscito l'attuale Piano Nazionale Vaccini. Nell'anno 2017 il Ministero ci dice introducete questa vaccinazione ai soggetti di 65 anni di età. Quindi vuol dire che all'epoca i soggetti di 65 anni di età erano quelli nati nel 1952. Quindi noi ogni anno vacciniamo i soggetti che compiono i 65 anni di età. 1952, successivamente nel 2018 è nato nel 53, 54, 55, siamo arrivati quest'anno a vaccinare quelli del 57. Quindi dal 52 al 57, ovviamente chi è nato in queste annate e non si è mai vaccinato in precedenza, per la regione Piemonte rimane un diritto acquisito e quindi la vaccinazione è gratuita. Chiunque abbia un'età, cioè sia di queste corti di nascita, può comunque farsi vaccinare. La vaccinazione può essere fatta dal medico di medicina generale oppure presso i servizi vaccinali delle nostre ASL. Oltre che per i soggetti di 65 anni in età, la vaccinazione è gratuita per alcuni soggetti, quelli che hanno determinate patologie predisponenti, diabete, una cardiopatia, la BPCO e i soggetti con un'immunodepressione. La regione Piemonte oppure i soggetti candidati a una terapia immunosoppressiva. Oltre a questi anche quelli che hanno con frequenza delle recidive di herpes zoster, perché succede che molti soggetti non facciano un'unica volta l'infezione ma recidivino con molta frequenza e quindi anche per questi abbiamo dato la gratuità. I vaccini ce ne sono due, poi a seconda della situazione ovviamente sia il medico che il servizio vaccinale sa quale vaccino effettuare, farà l'analisi, quindi valuterà quali sono i vaccini, quale sarà il vaccino più opportuno da somministrare. Gli effetti collaterali più comuni sono reazioni al sito di iniezione, a volte mal di testa, dolori muscolo-articolari, stanchezza e febbre. In generale sono vaccini sempre ben tollerati. Malattia pneumococcica. Che cos'è lo pneumococco? È un microorganismo, viene definito pneumococco o streptococcus pneumoniae, un batterio molto diffuso che si trova nel tratto respiratorio superiore di bambini e adulti sani. Anche in questo caso può albergare in bambini e adulti sani e non dare malattia, in alcuni casi invece, e quindi in questo caso le persone che lo albergano vengono definiti portatori, altrimenti può dare invece una patologia. Esistono più di 93 tipi diversi di questo microorganismo e ovviamente il vaccino non è diretto contro tutti questi 93 tipi, ma soltanto contro alcuni di questi che vengono definiti appunto questi 93 tipi, si chiamano serotipi. Esistono vaccini diretti soltanto verso alcuni di questi serotipi. Attualmente ne stiamo usando due, uno diretto per le persone adulte, uno diretto contro 13 serotipi, uno diretto contro 23 serotipi. E devono essere fatti entrambi in sequenza, a distanza di 6 mesi, un anno, uno dall'altro. È un microorganismo che circola con facilità da soggetto a soggetto, la trasmissione avviene
come per l'influenza, quindi attraverso l'aria, tramite le goccioline di saliva messe con starnuti, tosse, con il semplice parlare, oppure tramite lo scambio di materiale contaminato dalle secrezioni respiratorie. Questa è, diciamo, una rappresentazione di tutte le tipologie di malattie che questo microorganismo può dare. Quindi può dare malattie pneumococcica invasiva, quindi può dare la meningite, può dare la batteriemia, oppure può dare la polmonite, può dare anche addirittura otite media oppure la sinusite. Chi è a rischio di sviluppare la malattia e per chi è raccomandata la vaccinazione? Allora, nel 2008 in Italia la polmonite, soltanto per farvi un esempio, ha causato 7.000 morti e la maggior parte di questi avevano un'età sopra i 70 anni. Hanno un rischio maggiore di polmonite da pneumococco tutti i soggetti sopra i 65 anni di età e i soggetti con patologie croniche, tra cui ad esempio il diabete. Anche per questo vaccino, così come per quello del fuoco di Sant'Antonio, la gratuità ha le stesse regole, cioè nati dal 52 al 57 e ogni anno andiamo ad aggiungere una corte, gratuita sempre anche per chi non l'ha fatto in passato, però per lo pneumococco, soggetti con patologie croniche, abbiamo l'elenco di circa 13 categorie di rischio a cui viene offerta questa vaccinazione in maniera gratuita. Abbiamo i diabetici, abbiamo gli immunocompromessi, i soggetti con il tumore, i soggetti asclenici, i soggetti che con un impianto cocleare, tutta una serie di elementi. Anche in questo caso compito del medico dovrebbe essere quello di fare una buona anamnesi e valutare il proprio assistito, conoscere ovviamente il proprio assistito e raccomandare la vaccinazione. Anche perché in questo caso alcune di queste vaccinazioni, come vi ho detto, vengono proprio fatte dal medico di medicina generale. La vaccinazione è fortemente raccomandata perché riduce ovviamente il rischio di sviluppare polmoniti, meningiti, eccetera. Come vi ho già detto, si usano diversi tipi di vaccino, uno 13 valente, e dopo 12 mesi oppure 6 mesi di soggetti con una patologia predisponente si deve fare il vaccino multiprevalente. Anche in questo caso si tratta di un vaccino ben tollerato perché non causa particolari problemi, dolore o arrossamento nella zona di infezione. Altra malattia è la malattia meningococcica, anche in questo caso il meningococco è un batterio che può risiedere sempre nelle vie respiratorie, causare anche la meningite. E non sempre la presenza del batterio a livello del naso o della gola porta allo sviluppo di infezioni di meningite. Anche in questo caso esistono diverse tipologie di vaccini, ne esistono, diciamo, da noi utilizziamo dei vaccini che vengono definiti tetravalente perché proteggono contro alcuni quattro tipi di meningococco, che sono il meningococco A, B, C, W e Y, e poi esistono altri vaccini singoli, ad esempio quello diretto solo al meningococco C, ma oppure quello da solo diretto contro il meningococco B. Normalmente, sempre nei nostri piani vaccinali, ai bambini noi offriamo ovviamente il vaccino contro il C e contro il D, mentre alla popolazione con una condizione di rischio predisponente offriamo sia quello tetravalente, quindi A, C, W, Y, e quello contro il D. Ma anche in questo ovviamente sarà sempre il servizio di igiene a dare tutte le indicazioni del caso. La meningite meningococcica è una malattia rara, tuttavia una persona su 10 muore proprio a causa di una malattia meningococcica. Anche in questo caso la trasmissione avviene dall'individuo malato sano attraverso le goccioline di saliva. Le persone più a rischio sono ovviamente i bambini piccoli, i bambini nella fascia adolescenziale e i soggetti immunodepressi. Anche in questo caso la raccomandazione nazionale e ovviamente nella nostra regione è quella di offrire il vaccino contro il meningococco a determinate persone che hanno particolari condizioni di rischio. In questa tabella vedete proprio un riassunto di quelle che sono le condizioni di rischio per cui sono consigliati i vaccini contro il meningococco e il vaccino, quello di cui vi ho parlato prima, contro il pneumococco. Quindi questo è l'elenco di tutti i soggetti che hanno diritto gratuitamente a queste vaccinazioni. In aggiunta a questa abbiamo anche la vaccinazione contro l'Haemophilus influenzae di tipo B, che è sempre un organismo analogo. Anche in questo caso qui abbiamo l'elenco delle persone e delle relative condizioni di rischio a cui viene raccomandata appunto questa vaccinazione. In questo caso, quindi meningococco e Haemophilus influenzae di tipo B,
la vaccinazione viene offerta presso i servizi vaccinali delle nostre ASL. Quindi i medici di medicina generale per ora sono autorizzati, se possiamo dire così, a vaccinare solo contro il pneumococco, solo contro l'herpes zoster e ovviamente contro l'influenza. E volevo fare un richiamo al difterite, tetano, pertosse, perché sembra, il tetano sembra un po' un'infezione un po' sottovalutata, ma invece non la è, perché è una malattia non contagiosa causata da un batterio diffuso nell'ambiente. Le spore penetrano nel nostro organismo tramite le ferite, anche se molto piccole, e in queste si sviluppano i batteri in grado di rilasciare una tossina che altera il funzionamento del nostro sistema nervoso. La vaccinazione antitetanica non conferisce immunità permanente, quindi ogni tot anni è necessario comunque rifare un richiamo. La nostra regione, in accordo con le linee nazionali, indica come scadenza i 10 anni, quindi ogni 10 anni sarebbe bene ricordarsi che è necessario effettuare il richiamo del tetano. Questo è per farvi semplicemente vedere quanti sono i casi di tetano in Italia. Questo è uno studio che era stato fatto dall'Istituto Superiore di Sanità, quindi casi in Italia di tetano dal 2001 al 2010. Vedete, tasso di letalità molto alto, 21 casi mortali su 60. E qua, semplicemente per farvi vedere dove normalmente è più facile infettarsi per il tetano. Nella maggior parte dei casi in campagna o in giardino, in casa oppure per strada o in altre situazioni. Sempre per ricordare il tetano e in associazione, come vi ho detto, a questo vaccino per il tetano, ricordiamoci anche la difterite e la pertosse. Si tratta di un vaccino trivalente, difterite e tetano-pertosse, perché ci protegge anche dalla difterite, che sembra una malattia un po' scomparsa, probabilmente in Italia lo è, ma nelle regioni dell'est non tanto e anche nel Sud America. È una malattia infettiva causata da un batterio che una volta entrato nel nostro organismo rilascia una tossina che può danneggiare e distruggere gli organi, e normalmente colpisce la gola. E anche la vaccinazione che noi da piccoli abbiamo fatto per difterite non ci dà un'immunità permanente duratura per tutta la vita. Quindi normalmente l'immunità da vaccino scende sia per quanto riguarda il tetano che per quanto riguarda la difterite, se vogliamo anche per quanto riguarda la pertosse, ogni 7, 8, 10 anni. Quindi ogni 10 anni è raccomandata una vaccinazione, difterite e tetano pertosse. La pertosse la conosciamo benissimo, non stiamo a spiegarla. Sembra una malattia esclusivamente pediatrica, invece non la è, perché i casi negli adolescenti e negli adulti sono tanti, soprattutto è molto difficile da diagnosticare, perché molte volte non se ne riconoscono i sintomi, quindi questa tosse persistente e non viene in mente, a me normalmente non viene in mente di dire, di pensare alla pertosse, e invece molto spesso trattasi di pertosse. Colpisce appunto tutte le età. Fondamentale è quello che stiamo facendo come vaccinazione nei confronti delle gravide, visto che prima abbiamo parlato della trasmissione della vaccinazione effettuata durante la gravidanza. La vaccinazione per difterite e tetano pertosse nell'ultimo trimestre di gravidanza è fondamentale anche per la protezione del nascituro, perché va a proteggere il bambino che appena nato non ha più la protezione degli anticorpi, non avrebbe più la protezione degli anticorpi materni, quindi vaccinare la gravida nell'ultimo trimestre aiuta il bambino a proteggersi, perché il ciclo di vaccinazione inizia a 2 mesi, quindi inizia a 2 mesi, al terzo, al quinto fa la seconda dose, quindi lui fino al quinto mese sarebbe scoperto. Ci sono casi, ad esempio ce ne ricordiamo uno di 6 o 7 anni fa, di un bambino di pochi mesi morto per pertosse all'ospedale di Bologna. Quindi abbiamo iniziato proprio a offrire anche la vaccinazione alla donna in gravidanza per difterite e tetano pertosse. E la stessa cosa, ovviamente, che le rimane magari un po', uno non lo sa, ma alla donna in gravidanza, e quindi a ogni gravidanza, offriamo anche la vaccinazione antinfluenzale. Quindi se la donna si trova in gravidanza nel periodo, nella stagione dell'influenza, è fondamentale per lei effettuare questa vaccinazione. Vabbè, ovviamente non stiamo a descrivere l'influenza, una malattia virale altamente contagiosa, si può diffondere sempre con colpi di tosse, starnuti, e si diffonde ovviamente da persona a persona. Ovviamente per quanto riguarda l'influenza è fondamentale ricordare che ogni anno è necessario effettuare la vaccinazione, e sono a rischio e quindi
sono la vaccinazione raccomandata, oltre che per i soggetti anziani e in modo particolare dai 60 anni in poi, anche per i bambini dei 6 mesi e 6 anni, e soprattutto per le persone che hanno una condizione di rischio predisponente, quindi hanno una patologia di rischio, come ad esempio il diabete, una malattia cardiaca, una BPCO o altre patologie respiratorie. Perché ovviamente è importante vaccinarsi ogni anno, perché il virus e l'influenza sono mutano e quindi ogni anno il vaccino viene aggiornato e quindi ovviamente ogni anno dobbiamo effettuare una nuova vaccinazione. Qua vi ho guardato un estratto del piano vaccinale, ma questo volevo lasciarvi perché è l'elenco dei nostri referenti vaccinali di tutte le ASL della regione Piemonte, quindi sono coloro che si occupano nella nostra regione di attività vaccinali, si occupano giornalmente, quotidianamente di vaccinare i bambini, gli adolescenti, gli adulti, i soggetti a rischio, e qua ovviamente deve essere semplice anche il loro indirizzo. Io ho terminato.